Saper Fare Premium è offerto da ANAP Piemonte. Banca Alpi Marittime, vicini sempre, sempre più presenti. Saper Fare Premium, cari amici di Telecupole, eccoci qua per tenervi compagnia qualche minuto, per parlare degli anziani artigiani, coloro che hanno lavorato fino a ieri, l'altro ieri, che lavorano ancora. C'è un po' di tutto in questo mondo. Tutto questo grazie ad ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati, gruppo regionale del Piemonte. Oggi come ospite abbiamo Gigliola Braga, la dottoressa Braga, che torna a trovarci. Mi fa molto piacere perché i tuoi consigli, cara dottoressa, piacciono a tutti, non solamente al popolo anziano che segue la nostra trasmissione. Quindi benvenuta. Grazie. Nuovamente. Grazie. È tornato a trovarci Leonardo Cavaliere, presidente ANAP di Biella, perché la scorsa volta abbiamo dovuto, per motivi di tempo, interrompere la trasmissione nel momento in cui avremmo voluto parlare del la sua professione e quindi della sua passione che ha avuto fino a qualche anno fa, che ha ancora, ma la professione che ha avuto fino a qualche anno fa, poi passata al figlio, ma di questo parleremo tra poco. Allora, nutrizionista, biologa, 9 opere d'arte, 9 libri già scritti, e che, di cui parleremo magari nelle prossime puntate, perché oggi non abbiamo molto tempo. Tra poco ci collegheremo con il presidente Domenico Massimino della Banca Alpi Marittime, per cui siamo abbastanza veloci, però siamo in autunno, quindi la nostra alimentazione, ma soprattutto l'alimentazione degli anziani, deve cambiare? Oppure quello che hanno mangiato d'estate devono continuare a mangiarlo? No. Diciamo che l'autunno ci regala dei vegetali fantastici, per cui il cambiamento sicuramente è rivolto proprio ai vegetali. Tra loro, tra quelli prettamente autunnali ma anche invernali, ci sono i cavoli. Tutti i tipi di cavoli. Che mai a sono... merenda però. No, quelli no. mai, assolutamente. Ma i cavoli hanno delle sostanze veramente importanti e molto protettive per il nostro organismo. Quindi si parla di cavoli neri, che cominciano già a esserci proprio in autunno, ma anche di broccoli, ma anche di verza. Insomma, un po' tutta questa famiglia che contiene delle sostanze che in alcuni casi sono efficaci dal punto di vista biologico, perché la masticazione le mescola. In poche parole, questi grandissimi elementi preziosissimi da soli non sono così attivi dal punto di vista biologico, ma noi cuocendo bene i cavoli, tutti i tipi di cavoli, e masticandoli bene, possiamo rompere le cellule che li contengono, di modo che si crea quella magia, quella reazione che fa diventare importante la sostanza che si crea, che è protettiva anche per malattie molto molto importanti e croniche. Allora, hai parlato di masticazione. Una volta si diceva che la masticazione è l'inizio della digestione, cioè è importante. È proprio così, è proprio così. È sempre così, anche con tutti i tipi di alimenti, perché così si fa meno fatica, l'organismo fa meno fatica ad assimilarli. Certo. Però è importante in particolare per alcuni alimenti, cibi, e ripeto, e l'autunno ci porta questo grandissimo regalo. In genere siamo abituati a pensare che l'estate è la stagione più ricca, perché in effetti ci regala un sacco di altri alimenti importanti, ma l'autunno e l'inverno sono proprio preziosi, sono come degli scrigni di questo grande... Fantastico, torneremo a parlarne tesoro. Nelle prossime puntate. Grazie.
Carissimo Leonardo, beh, tu hai fatto un bellissimo lavoro e mi piace perché, come mi sono rivolto a te, hai sorriso, come dire, parlo del mio lavoro, che meraviglia, impiantista frigorista. Beh, io sono innamorato del mio lavoro, ormai sono in pensione, ho ceduto l'attività, sono sempre dentro, però ho ceduto l'attività a mio figlio. L'impiantista è quel signore, una volta lo chiamavano idraulico, però non è più un idraulico, è quel tecnico che riesce a mettere dentro in un ambiente abitativo gas, acqua e climatizzazione. Perciò sono cose più importanti. La tecnologia che c'è adesso è molto avanzata. Ecco qui si vede la tua azienda. Certo, ed è molto gratificante per i nuovi operatori che entrano su questo settore, perché il web, la tecnologia di poter fare tutto quello che c'è in un ambiente, controllare una temperatura, i risparmi energetici, c'è un sacco di ricambio d'aria nell'ambiente, perché quando si fa un cappotto crea umidità e dicendo. La nostra qualificazione, l'impiantista deve essere preparato ed è una qualifica molto molto gratificante. Poi se andiamo sul campo dei frigoristi. Tu ti eri specializzato nel freddo. No, io sono nato frigorista, perciò già da bambino, da apprendista, da boccia, ho cominciato a fare frigorista. La mia passione è creare e inventare tutto quello che è possibile nel risparmio energetico con il freddo, con la termodinamica. Perciò è una mia passione che quando sono libero a casa mia faccio di tutto e di più. È stata anche una sfida perché in certi momenti ti sei trovato di fronte ad un cliente che ti chiedeva delle cose particolari. Tempo fa mi parlavi di una piscina addirittura. Certo, certo, una piscina con recupero del calore dalla temperatura dell'acqua, con uno scambiatore, un frigorifero che recupera tutte le temperature che vengono messe nell'acqua e recuperate quando si scaldano. Perciò l'abbiamo fatto a Varese una decina d'anni fa, una cosa che fare una piscina per me non era mai successa, però un impiantista, un signore che fa questa attività deve essere in grado di assimilare tutte le cose che c'è su un impianto del genere. Ecco, io ho detto già nelle precedenti puntate che chi ci accompagna in questo nostro percorso, oltre ad ANAP Piemonte, c'è la Banca Alpi Marittime. Incontriamo il suo presidente, il dottor Domenico Massimino, e poi torniamo in studio. Ospitiamo Domenico Massimino, presidente della BAM, la Banca Alpi Marittime, una banca che guarda molto al territorio, molto agli abitanti e in particolare ai pensionati artigiani. Intanto vediamo com'è articolata la Banca Alpi Marittime, che ha già una notevole esperienza alle spalle, una storia radicata sul territorio e quindi offre tutta una serie di servizi. Quali sono i principali, presidente? Sì, siamo una banca che è radicata sul territorio dal 1899, quindi sono ben 125 anni che la banca opera in provincia di Cuneo. In modo particolare noi siamo Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù, quindi abbiamo la nostra sede e le nostre origini, le nostre radici sul territorio carucese. Oggi noi ci siamo sviluppati sul carucese, sul moregalese, doglianese, farestiglianese, Piozzo. Poi siamo presenti su Cuneo, siamo presenti su Torino, siamo presenti sulla Liguria con Loano, apriremo presto una filiale a Savona, in autunno apriremo una filiale a Savona, siamo presenti su Fossano, Centallo, Rivoli e Saluzzo, quindi abbiamo una presenza abbastanza significativa ormai sul territorio della nostra regione e siamo insieme a Banca d'Alba le due banche che hanno aderito al gruppo bancario ICREA, quindi su questo sul territorio piemontese, Liguria e Valle d'Aosta nell'ambito del sistema del credito cooperativo ICREA operano Banca Alpi Marittime, Credito Cooperativo Carrù e Banca d'Alba. Noi abbiamo una storicità che si racchiude in uno slogan che è vicini sempre, quindi noi cerchiamo con la nostra operatività di essere sul territorio, di essere a fianco delle imprese, di essere a fianco delle famiglie, delle istituzioni e cerchiamo di fare del servizio e del rapporto umano quello che è il nostro operare quotidiano. Abbiamo circa 200 dipendenti e siamo a livello nazionale nel panorama del mondo del credito cooperativo ICREA tra le prime 20 BCC d'Italia. Da questo punto di vista, quindi, il radicamento territoriale è uno dei vostri diktat, no, dal punto di vista virtuoso come banca.
negli ultimi anni, specialmente negli ultimi mesi, si è inasprita la mancanza di sportelli nelle zone come le valli montane, come le zone difficilmente raggiungibili da parte magari dei grandi gruppi di credito. Nel vostro caso invece la politica è contraria, cioè radicamento territoriale vuol dire anche offrire dei servizi e degli sportelli in posti magari difficilmente raggiungibili, in cui comunque la presenza degli anziani che sono stabili nel luogo magari in cui sono nati ha ancora bisogno di un interfacciamento con uno sportello in carne e ossa. Sì, diciamo che il sistema del credito cooperativo, che nasce come casse rurali ed artigiane, è un sistema che ha nella presenza del territorio uno dei suoi motivi di esistere. Noi come sistema del credito cooperativo e delle casse rurali ed artigiane siamo la realtà bancaria italiana che ha più sportelli sul territorio e copriamo anche molte di quelle zone che oggi vengono abbandonate dai grandi gruppi, proprio perché venendo a mancare la popolazione, venendo a mancare economia e venendo a cambiare quello che è anche il sistema della gestione del credito con le nuove tecnologie, molti territori vengono abbandonati. Noi cerchiamo invece di rimanere, di continuare a rimanere sui territori perché, come ho già detto, noi facciamo del servizio una delle caratteristiche del nostro operare quotidiano. Noi abbiamo per esempio ancora una filiale a Pamparato, no? Su un territorio che ormai conta un numero esiguo di abitanti, e siamo in altre realtà, in altri comuni che sono sotto i 1000 abitanti. Indubbiamente il futuro porterà anche da parte nostra, porterà anche per noi dei cambiamenti, ma cercheremo di essere, continuare ad essere presenti innanzitutto con le nuove tecnologie che ci consentono di dare un servizio e poi di avere anche la presenza fisica, magari non continuativa, ma in modo da continuare a dare questo servizio. Questo va incontro alla necessità che hanno tutta una serie di abitanti del territorio, in modo particolare le persone anziane. Voglio ricordare che il mondo del credito cooperativo a livello nazionale ha il 23% della copertura del mondo dell'agricoltura, ha il 25% del mondo dell'artigianato e il 27% del mondo del commercio. Quindi il mondo del credito cooperativo a livello nazionale è quello che segue in percentuale molto alta, perché se pensiamo al numero di banche che operano sul territorio nazionale, avere delle percentuali medie sulle piccole aziende che arrivano al 25% vuol dire che veramente le banche di credito cooperativo sono a servizio dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio, in modo particolare del commercio più minuto. Quindi abbiamo un dovere di rimanere proprio su questi territori a continuare a dare questi servizi. E poi noi abbiamo un'altra particolarità che ci contraddistingue: siamo banche mutualistiche, siamo banche dove c'è il voto capitario, una persona conta per il proprio voto, noi abbiamo una democrazia interna molto diffusa e non abbiamo un proprietario se non i nostri soci che si riconoscono nel nostro mondo, soci che hanno, per il fatto di essere soci e clienti delle banche, in modo particolare nel caso nostro di Banca Alpi Marittime e Credito Cooperativo Carrù, anche tutta una serie di accompagnamenti alla quotidianità. Noi per esempio cerchiamo di essere a fianco delle famiglie nel momento in cui mandano i loro figli nello sport, sponsorizziamo squadre che operano nel campo della pallavolo, del calcio, del basket e nei giochi più vari. Abbiamo una nostra mutua Vicini Sempre, che è a fianco delle famiglie, delle persone nel momento in cui hanno necessità di fare visite mediche. Sponsorizziamo eventi culturali, cerchiamo di operare, diciamo, nel sostegno della cultura. Molte scuole si rivolgono a noi per i diari, si rivolgono a noi per i libri, si rivolgono a noi per... E quindi nell'ambito di quelle che sono le nostre possibilità, no, cerchiamo di essere a fianco delle famiglie, delle imprese, delle istituzioni. Ed è per questo che io ci tengo sempre a ringraziare i nostri soci, i nostri clienti che, avendo fiducia in noi, ci permettono tutti i giorni di essere soggetti che praticano la mutualità, distribuiscono quello che raccolgono e cercano di dare un sostegno alle famiglie.
D'altro canto, il mondo del credito cooperativo è nato a fine 800 proprio perché c'era la necessità da parte delle persone di mettersi insieme per combattere quella che allora era una grande miseria. E quindi dall'unione, cioè da questo concetto che è stato espresso dal fondatore del mondo del credito cooperativo, Raiffeisen, che una persona da solo può fare, ma tante persone insieme fanno molto e possono fare molto per tutti, e di lì è nata la cooperazione che si è sviluppata in campo agricolo, si è sviluppata in campo artigianale e si è sviluppata nel campo del credito. Un accompagnamento che ha avuto nella Chiesa Cattolica e un partner importante a fine 800 nel far nascere tutto il sistema delle banche, casse rurali ed artigiane. Grazie Presidente Domenico Massimino, siamo in chiusura, ringraziamento anche alla dottoressa Gigliola Braga e a Leonardo Cavaliere, grazie. Presidente di ANAP Biella, ci vediamo alla prossima puntata. Saper fare premium è offerto da ANAP Piemonte. Banca Alpi Marittime, vicini sempre, sempre più presenti.